né il compagno di viaggio, penso a voi compagno di viaggio, che mi ama, ma non so come definirsi diversamente, il mio compagno di viaggio che quando le chiacchiere mi ha detto andiamo avanti. Un grazie a voi tutti, un grazie di cuore alle aziende che in questo momento veramente difficile della nostra economia ci stanno sostenendo. Se ogni lavoratore portasse un altro abbonato, credo che per noi sarebbe una grande, grande, grande soddisfazione. Adesso entriamo fine del dato della campagna abbonamenti e passo la parola al sacco di generale della parola. Buongiorno a tutti, grazie di essere qua. Io potrò ringraziare voi, vorrei anche ringraziare la famiglia della Bernardina, che è proprietaria di questo luogo, che si sta un po' avvicinando a noi, poi avremo tempo per vedere come e dove, perché però intanto ci sarà, come dire, ci è vicino ed è già un bel primo passo. Come vedete nella prima slide, il claim della nostra nuova campagna abbonamenti è già emozioni. Già emozioni nel senso che abbiamo giocato chiaramente sulla parola Gianni, perché è il nostro testimonial di questa campagna abbonamenti, perché abbiamo individuato in lui veramente il volto e la persona che ci darà grosse emozioni. Poi è chiaro che sarà la squadra che va in campo, ma è chiaro che tutto parte dall'alto e quindi partirà molto dall'impegno che il mister andrà a fare con la squadra, e sia nell'assemblare sia poi nel metterla in campo. Noi abbiamo impostato questa campagna abbonamenti ad esempio non ritoccando i prezzi della passata stagione. Abbiamo lo stesso numero di gare, anche fossero state più gare non avremmo comunque ritoccato, perché crediamo che sia giusto andare incontro ai nostri tifosi che ci hanno sempre seguito in maniera anche numerosa e in tutta Italia, perché siamo stati tra le poche squadre ad avere degli amici in ogni palazzetto. La campagna abbonamenti seguirà due fasi, come vedete, una fase azzurra e una fase giallo-blu. I nomi non sono casuali, ma sono molto importanti per un discorso che poi verrà fatto di concorso, di un concorso che è stato pensato all'interno dell'ufficio con delle facilitazioni dal punto di vista del costo dell'abbonamento. La seconda fase dal 1 agosto, perché poi ad agosto riparte l'attività un po' dei club, e quindi l'abbiamo chiamata in questa maniera. C'è sempre un discorso di diritto di prelazione per gli abbonati, che chiaramente lasciamo fino al 31 di luglio, fermo restando che poi per quelli nuovi sarà possibile poi acquistare l'abbonamento in questo settore. I prezzi sono identici allo scorso anno, poi ne vedete più 5, nel senso che in realtà sono questi 5 euro in più, perché ogni tifoso deciderà da noi praticamente due biglietti omaggio da utilizzare per la prima partita e potrà portare quindi due amici. Perché poi la campagna abbonamenti sarà ulteriormente aperta, chiaramente sempre oltre alla prima partita, di solito arriviamo fino alla quarta, e quindi se queste persone poi si appassionano, si innamorano, quindi lo potranno sottoscrivere il loro abbonamento. I costi dei biglietti sono identici allo scorso anno, l'unica cosa è che come lo scorso anno ci riserviamo di riservare una maggiorazione con Macerata, Trento e Modena, perché chiaramente sono le partite clou, quelle che ci hanno portato i grandi numeri. I settori rimangono quelli, per cui vedete che l'ingresso è là sulla destra, c'è la tribuna numerata che consta di 470 posti, e poi tutto manterremo sempre il settore libero che sarà quello sopra, l'anello superiore, e le due curve allo stesso prezzo, con i vestiti e la zona centrale che invece viene riservata per ogni nostra esigenza. Quindi da questo punto di vista abbiamo mantenuto la stessa impostazione grafica dello scorso anno. Gli acquisti si fanno al palazzetto dello sport, già da domani. Gli orari sono quelli classici, 10, 10.30, 15, 18, 30. Sono degli altri vantaggi per quanto riguarda gli abbonati, oltre ad un prezzo chiaramente di favore, come dicevo prima, perché se fate un'analisi del costo per singola partita viene una somma che è veramente molto bassa. Ci sono degli altri vantaggi, perché ci sono sia degli sconti per quanto riguarda l'idea di merchandising, che l'anno scorso è stata una prova, quest'anno invece vuole essere una delle nostre offerte che faremo in corso, e poi c'è anche questo vantaggio caro che l'abbonamento ha, perché abbiamo tutta una serie di aziende che sono assolutamente interessate a fare contatto con i nostri tifosi, che sono tanti, che sono nati,
chiaramente premio fondamentale per la società di base sono i palloni. Noi regaleremo un pallone per ogni 7 abbonamenti acquistati e un pallone per ogni 10 abbonamenti. L'anno scorso devo dire che questa strada che abbiamo invocato ha portato dei buoni risultati, oltre dei buoni, una bella gioia per la società di base, perché hanno portato a casa anche i palloni che avevano l'elemento primario per giocare. Sulla corsa degli effetti del programma della nazionale italiana che farà quest'estate si basa questo gioco. Perché come vittoria della nazionale italiana, quindi con i punti che la nazionale italiana va a conquistare durante tutte le partite che disputerà in qualsiasi competizione, si potranno puntare proprio dei punti per il proprio per il singolo abbonato. Quindi è importante che gli abbonati entrino, si abbonino prima possibile per entrare il prima possibile in questo concorso e quindi hanno la possibilità, meglio in queste partite della nazionale, di puntare più punti. Quindi noi ci auguriamo tutti che la nazionale italiana faccia tante vittorie, quindi ci siano tanti punti a disposizione così i nostri tifosi possono puntare più. La seconda modalità per accumulare punti qual è quella di rispondere in maniera corretta sui sondaggi che faremo sulla nostra pagina ufficiale di Facebook, che è il nostro social network di riferimento, perché ha anche più contatti, quindi da lì l'idea è quella di coinvolgere tutti, verranno fatti in maniera settimanale di fare postate delle varie domande. Il primo che andrà a rispondere in maniera corretta a queste domande avrà la possibilità di pubblicarsi 10 punti bonus. La terza invece modalità per quanto riguarda la definizione dei punti è quella di praticamente caricare un po' la schedina del top page, noi prendiamo i protocolli e quindi tutti gli allenati che in quel momento la partita che è disputata sono già un'altra seconda del 14, riceveranno una mail alla quale dovranno rispondere con il risultato, con un pronostico praticamente sulla partita. Chi vincerà, quindi chi dirà qual è il risultato corretto e poi sarà verificato, avrà la possibilità di prendere altri 5 punti bonus. Il concorso si chiuderà il 30 di settembre, quindi il giorno dopo il termine dell'Europeo, e a questo punto quindi il 30 di settembre verrà filata la classifica finale. La classifica finale è naturalmente il primo premio che ha coinvolto direttamente Andrea Zani, perché si vincerà una cena con Andrea Zani, che la pagherò io, questo è il fatto che una cena con Andrea Zani, il titolo di tifoso che è composto da Petro, Maglietta e il Zanetto della società, e poi via via il secondo, il terzo, il quarto, il quinto classificato, che avranno di avere dei regali. Io devo essere il primo testimone di questo momento, di questo evento. Sempre legando la cosa che ha detto il nostro presidente, questo siamo una comunità, come tutte le comunità devono avere i simboli che devono interagire con noi. Ognuno di noi, se si rende partecipe e cosciente di quello che fa crescere la comunità. Quindi questo fattore secondo me è determinante, cioè se noi riusciamo come società a coinvolgere le persone, non soltanto il movimento, ma proprio il progetto di per sé, se viene condiviso da tutti, farà crescere tutto il nostro movimento. Secondo me è il nostro dovere riportare all'interno, perché i valori che in fondo allo sport nel nostro corso sono importanti, sono straordinari. E quindi anche in questo noi abbiamo un grandissimo dovere, sono molto molto contento perché tra l'altro avendo una veste un po' particolare, allenatore di Verona, allenatore di questo gruppo della nazionale, devo stare anche un po' attento, perché giustamente la società sto con il naso e dicono tu sei allenatore da una parte, sei allenatore dall'altra, potresti, io ho sempre cercato di essere il più nervoso possibile, lo so, perché sono ascolti a 3 anni che perveno anche nella nazionale. Però devo dire che questi ragazzi qui hanno veramente una grandissima voglia di poter far parte di questo progetto. Quindi a breve avremo la possibilità di iniziare a presentare questi ragazzi. Intanto poi la gente vedrà una squadra con determinate caratteristiche.
e vedrà una squadra, non verrà un singolo giocatore, vedrà una squadra, quello che noi dobbiamo essere, una vera squadra. Quindi è un compito che mi stimola tanto, che mi piace. E beh, qui a Verona ci sono veramente le condizioni per creare un grandissimo risultato. Poi ripeto, avere questi numeri di spettatori che consigliano veramente pochissime squadre all'interno. Quindi noi dobbiamo avere la capacità di scaldare l'animo di queste persone e di portare le persone possibili a pazienza.